Il centro anziani sta diventando veramente un centro culturale, un'altra mostra sull'arte. Beh, diciamo che la mia missione continua, ma nel senso che non deve essere solo diretta a una specifica categoria degli anziani. Voglio diversificare per cercare di fare apprezzare anche ai nostri soci che si può fare anche qualcosa d'altro, oltre a giocare alle carte tutti i pomeriggi. Quindi sfatiamo questo mito, e arte e anche altre attività. Sì, quest'anno ci stiamo un po' dilagando, come ci stiamo un po' ampliando il nostro orizzonte, perché abbiamo iniziato con la collettiva d'arte, adesso la personale dell'amico Bertino, che ci fa molto onore aver avuto questi due appuntamenti qua, e poi quest'anno abbiamo iniziato in via sperimentale un corso di yoga che anche quello non c'entra nulla con gli anziani, ma vogliamo ampliare anche quell'ambito lì. Abbiamo iniziato un paio di mesi fa con 8 persone, oggi siamo quasi 30, quindi vuol dire che abbiamo visto giusto e che facciamo delle cose, dei servizi che la gente apprezza. Una cosa bella anche che gli artisti riconoscono il valore del centro d'incontro e regalano anche delle loro opere. Questo è un'altra cosa che mi ha fatto molto piacere, perché Beppe Obertino già l'altro anno ci ha omaggiato di un'opera che noi custodiamo caramente nel centro anziani, con lui anche Franco Grisolano Fagri, che ci ha anche regalato una sua opera, la Vilma Giaudrone ci ha regalato anche un quadretto. Quindi diciamo che la nostra attività viene apprezzata anche nel mondo dell'arte, e questo mi rende veramente felice. Beppe Obertino, conosciuto da tutti come Ober, un artista, oggi qui in mostra al Centro Anziani in Villa Fiandra. Appassionato di arte da quanto tempo? Allora, che ho ripreso a dipingere sarà una trentina d'anni, poi lo facevo da ragazzo prima, poi per motivi contingenti di lavoro si è messo un pochino da parte la questione. Poi ho ripreso, appunto, come dicevo, una trentina d'anni fa, e sto sviluppando tutte le varie tendenze che mi attraggono. Quindi adesso sto arrivando a fare l'astratto, vorrei arrivare a fare l'astratto puro, senza nessuna figurazione, ma ci va ancora un pochino di tempo. Tecniche preferite? Io uso tecnica mista, più materiali estranei, più cristalli, che io amo moltissimo la vibrazione che dà il cristallo, e quindi credo in questa comunicazione.